Savona Entella per la formazione di Luca Prina è il primo match point per la Serie B, ma il Savona di Nini Corda non regalerà niente. Il supporto tecnico di Max Piperista, le riprese di Andrea Giannotti. Calcio d'inizio a favore del Savona. La battuta da parte di Cesar, pallone dentro dalle parti di Aresti, colpo di testa di Moreo, si è fatto anticipare clamorosamente Simone Aresti e l'airone lo è andato a punire e va a sventolare le ali sotto lo spicchio dei tifosi biancocelesti. Entella in vantaggio, Simone Moreo sblocca la situazione dopo 14 minuti. Rimessa. Pallone verso Virdis, poi Simoncelli, limite dell'area, dialoga con Virdis, pallone buono! C'è questo lancio verso Quinta Valla, oggi particolarmente avanzato, Quinta Valla rischia Paroni che perde per un attimo il pallone, per sua fortuna. Pallone che viene inseguito da De Martis, su di lui c'è Cesar, De Martis mette il pallone dentro, Quinta Valla! Il pareggio del Savona! Quinta Valla nell'angolino dove Paroni non ci poteva arrivare! La squilla del capitano, Savona 1, Entella 1, al 31esimo la formazione di Nini Corda raggiunge la parità. Cercare Agazzi, su di lui c'è Volpe, il tocco ancora verso Giuliato, pallone verso De Martis, al pallone sul destro, attenzione che è un buon tiratore, Jack De Martis, mamma mia cosa sei inventato, si leva la maglia, un gol capolavoro da parte di Jack De Martis che viene sotto la nostra telecamera, l'urlo da parte di De Martis. Ci stiamo avvicinando, qua poi si complica la vita, Cesar, attenzione ad Agazzi, poi Virdis, c'è il vantaggio, Francesco, Virdis ha colpito il palo, incredibile errore di Francesco Virdis e qua viene ammonito Cesar per questo fallo molto dubbio da ultimo uomo, solo ammonizione per il brasiliano in un replay che ci fornisce Andrea Giannotti. Qua non trova il pallone Jacoponi, di nuovo Simoncelli, dentro l'area di rigore, Paroni coi piedi, ancora Simoncelli. Adesso arriva il duplice fischio, inizia il secondo tempo, il rimpallo lo favorisce, attenzione qua, altro fallo da parte di Pedrelli, è rosso, cartellino rosso. Fallo commesso da Pedrelli su Simoncelli. Giuliato, il tocco indietro ancora verso Gentile. Attenzione a Simoncelli, verso Gentile. Pallone che viene messo dentro. Poi il traversone, colpo di testa di Cesar verso De Martis. Esce bene Troiano, si scontrano i due. Se cartellino rosso, doppia ammonizione. Largo verso Quinta Valla, c'è spazio per il traversone. Ballardini su di lui. Il passaggio dietro verso Agazzi. Ci vuol provare Agazzi. Sarno s'accentra, il pallone sul sinistro, si allunga Resti, l'appoggio indietro sbagliato, regala il pallone a Francesco Virdis, a 20 metri Virdis cerca di liberarsi di Russo, Virdis finisce a terra e l'arbitro Sacchi dice che è tutto regolare. Si avvicina all'area di rigore, cerca dentro Moreo, di testa, ha pareggiato l'Entella, l'airone l'ha messa dentro, un pallone importantissimo, la doppietta di uno straordinario Stefano.